queste sono, diciamo così, alcune linee di fondo che di nuovo possono aiutarci a cogliere queste pagine che ci parlano di realtà così umane. Ebbene, una dimensione su cui è bene che ora torniamo è quella che troviamo espressa in capitolo 6:1-4 di Genesi e che poi troviamo, attenzione, con le dovute differenze, in Genesi 9, vi avevo detto dal versetto 18, aspettate, dal versetto 18 fino al 29. Insomma, tutta la seconda parte del versetto del capitolo 9. Cerchiamo di riprendere in mano questi testi che poi ci aprono la strada a leggere l'ultimo brano significativo, vale a dire l'episodio della Torre di Babele. Noi abbiamo letto Genesi 1. Genesi 1 ci dice che la differenza sessuale uomo-donna, la differenza di genere, è benedetta da Dio. Compito che Dio dà all'uomo è l'unione sessuale e la fecondità, e dunque l'unione sessuale è luogo di Shekinah, arriva a dire la tradizione ebraica. È luogo di presenza di Dio, è luogo di benedizione. Ma, come tutte le realtà umane, è una realtà ambigua, è una realtà esposta, ferribile, è una realtà esposta a manipolazioni, a errori, è in realtà esposta anche a abuso. E è qui che si innesta quel testo su cui già un po' abbiamo sostato questa mattina e che è davvero di difficilissima interpretazione, un vero enigma, il testo di Genesi 6:1-4, che possiamo ancora una volta tentare di rileggere. Quando gli umani, gli uomini, cominciarono a moltiplicarsi sulla terra, nacquero loro delle figlie, i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle, erano cosa buona, erano tov. E dice il testo, ne presero per loro delle donne a loro scelta, quelle che volevano. E il Signore disse, il mio spirito non rimarrà nell'uomo per sempre. Nel loro smarrimento, a causa del loro errore, oppure perché egli è carne, e dunque i suoi giorni saranno 120 anni. Anche qui è un po' difficile tradurre il testo, ma... E poi si parla dei Nefilim, i giganti, che furono sulla terra in quei giorni e anche dopo, quando i figli degli dèi andavano verso le figlie degli uomini ed esse generarono per loro. E questi che sono stati generati, sono gli eroi che da sempre sono gli uomini famosi. Allora, abbiamo già visto un pochettino la ripresa del mito dei giganti e così via, ma cerchiamo di darne una interpretazione che ci parli. Abbiamo già visto qualche cosa, riprendiamo il nostro testo. C'è il riferimento a l'uomo che comincia a realizzare il comando di Dio, si moltiplica sulla terra. Gli uomini si cominciarono a moltiplicare sulla terra, realizza quello che Dio ha detto. Dunque, fin qui tutto bene. Poi, e qua è già un'interessante annotazione, i figli di Dio, chi sono? Videro che le figlie degli uomini erano belle, tovot, erano belle, e...
Perché questa sottolineatura delle figlie? Sembra già ci sia uno sguardo di concupiscenza qui. Di più, questi figli di Dio, questi figli di dei, mettono gli occhi su queste donne e ne prendono per mogli. Ne prendono per loro, dove c'è quel per loro che è veramente strumentale, è veramente molto aspro, molto duro. Sono oggetti di consumo. Sono oggetti di consumo. Vi faccio notare la finezza del nostro testo. I figli di Dio o degli dei, bene Elohim, figli di dei, quindi uomini che hanno una potenza. Attenzione, Elohim spesso in ebraico indica semplicemente una forma di superlativo, quindi a volte indica semplicemente uomini superpotenti, dei prepotenti, degli uomini che sono carne, subito dopo Dio lo dirà. Il mio spirito non resterà sempre nell'uomo perché egli è carne, e anche quando si fa iperprepotente, anche quando pensa di poter prendere tutto, acquistare tutto, carne, uomini, donne e tutto, solo perché ha potere e soldi, resta un umano e morirà anche lui e la sua vita non andrà oltre quei già tanti 120 anni. Ebbene, il nostro testo dunque ci dice che i figli degli uomini videro, i figli degli dei videro le figlie degli uomini che erano belle, tovot, e presero per loro queste donne, per loro uso e consumo. Vi ricorda qualcosa questo? Dio vide quel che aveva fatto, che era bene, tov, manca l'atteggiamento del prendere. L'atteggiamento del prendere dove l'abbiamo trovato? In Genesi 3, quando la donna vide che l'albero era buono e prese. È interessante, c'è un'imitazione, c'è qualcosa che rimanda a Dio, che vide una cosa che è bella, ma poi c'è l'imitazione del serpente. Siamo di nuovo nella stessa logica della bramosia. Anche nello spazio delle relazioni interpersonali, della sessualità, l'altro può diventare la cosa che io uso per mio uso e piacere, per mio consumo, né più né meno. E questo è proprio dell'uomo di ibris, dell'uomo di potere, dell'uomo prepotente. C'è un bellissimo esempio nella scrittura di tutto questo. Vi ricordate l'episodio di Davide? Davide è il re in Israele. Chi c'è di più potente del re in Israele? Nessuno. E se Davide vede Bezzabea mentre fa il bagno e vede che è tova, bella, lui se la prende. È la stessa identica logica. Questi figli degli dei non sono degli angeli, non sono angeli decaduti, questi sono uomini. Sono i prepotenti, sono gli arroganti, quelli che pensano che quelli che possono usare gli altri per il loro piacere. Ecco dunque, il testo è 2 Samuele 11, 2, 4, dove c'è la narrazione di Davide che vede Bezzabea, vede che è bella, gli piace, se la porta a letto, eccetera, eccetera, e poi per coprire il suo peccato fa ammazzare il marito e compagnia bella, perché peccato chiama peccato poi. Costoro, anche se figli di dei, anche se hanno a che fare con una potenza quasi sovrumana, questi qui assomigliano tanto al serpente, altro che. È anche possibile, vi dicevo, che dietro ci siano ricordi di culti sincretistico-orgiastici, ma insomma, certamente siamo qui di fronte alla denuncia di nuovo di una uscita dal limite. E anche, guardate che anche lo spazio, se prendessimo anche la dimensione dei figli degli dei come un riferimento al religioso, non è che il riferimento al religioso, come si dice, metta al riparo dall'abuso dell'altro sul piano sessuale, tutt'altro, tutt'altro. Sono
non si tratta solo di riandare alle vicende, quelle note e quelle meno note, di pedofilia, si tratta di cogliere che spesso lo spazio religioso è anche lo spazio delle schizofrenie più radicali in quest'ambito. Ma forse è meglio neanche andarci tanto dentro queste cose qua. Tanto la cronaca è poi sempre più abbondante delle riflessioni. In ogni caso, ecco, siamo ancora una volta di fronte a una ibris, un andare oltre la via che il Signore sta delineando all'uomo, e ci si instrada su questa ibris attraverso una ibridazione, facendo confondere dei codici che dovrebbero stare separati. Ed è interessante a mio modo di vedere che ciò che esce da questa unione tra figli di dei, questi strapotenti, e le figlie degli uomini sono gli eroi dell'antichità, uomini famosi, dove c'è questo richiamo alla fama, alla celebrità, dove c'è in questa maniera ancora veramente molto oscura, vi dicevo che è uno dei testi più enigmatici di tutto l'Antico Testamento, uomini di nome, vedremo dopo l'importanza del farsi un nome. La fama, la celebrità, il successo, una delle cose più ricercate, una delle cose che più si desidera. A me colpì molto tempo fa la dichiarazione di un attore che disse: essere noti è disumano. Mi colpì molto questa affermazione, perché la poteva fare solo uno, innanzitutto, che è noto, non uno che non conosce nessuno. Ma è interessante, perché mai invece noi abbiamo questo grande desiderio di essere riconosciuti? Ma se ci pensate, è vero, la notorietà significa un volto che è riconosciuto perché l'hanno visto tutti in televisione, ma tutti ti fermano, ma non hai nessuna relazione con nessuno, se non quelle tre persone con cui forse, si spera, coltivi una relazione autentica e viva. Ecco, anche la fama, la potenza, la celebrità, il successo sono delle realtà che attraversano, seducono l'umano, ma sono anche una via di disumanizzazione. Ebbene, il nostro testo ci parla dunque già qui della violenza, dell'uso, dell'abuso nello spazio sessuale. Ma in modo ancor più intrigante e ancor più, direi, sgradevole, nell'episodio di Genesi 9, 18, 28, che proviamo a leggere. Abbiamo già visto quando Dio depone, diciamo così, le sue armi, decide di non arrabbiarsi più con l'umanità, e dice: bon, accolgo che l'uomo è veramente incline al male, io non distruggerò più la terra, depongo il mio arco, depongo le armi, le appendo al chiodo, ed ecco l'arcobaleno come segno della pace tra cielo e terra, tra Dio e umanità. Ebbene, il testo dice: i figli di Noè che uscirono dall'arca furono Sem, Cam e Jafet. Attenzione, Cam è il padre di Canaan. Uno dice: perché il narratore mi dice questa roba qui? Mi poteva anche dire anche Sem, anche Jafet hanno avuto dei figli. Perché mi fa questa annotazione? Chi è un po' attento ai metodi narrativi si rende conto che qui c'è una prolessi, cioè c'è un'anticipazione. Il lettore entra in una suspense e dice: a che cosa mi sta preparando il racconto? Poi, questi tre sono i figli di Noè, da questi fu popolata tutta la terra, e ciò che ci sarà detto nel capitolo decimo, dove c'è appunto la diffusione, la dispersione dei popoli sulla terra. Ora, Noè era uomo del suolo, uomo della terra, Ish Hadamai, uomo, un coltivatore della terra. Egli cominciò e piantò una vigna, cioè fu il primo che piantò una vigna.
Notate le magie dei racconti. Nel racconto voi potete piantare una vigna e subito dopo già bere il vino. Il tempo del racconto non corrisponde al tempo della crescita della vigna, del fare raccogliere, fare la vendemmia, del pigiare, eccetera. Il racconto ha questa meraviglia che ci fa dei raccourci straordinari. Per cui, appena piantata la vigna, può già bere il vino e può già ubriacarsi e andarsi a stendere nella sua tenda a letto. Quindi, meglio di così. Avendo bevuto il vino, si ubriacò, anche qui, siamo già alla misura e dismisura. Ci sono delle bellissime pagine sul vino nel libro del Siracide. E si denudò, si spogliò all'interno della sua tenda. Sua di chi? Sua di Noè o sua della sua moglie? In ebraico il suffisso del sua tenda è femminile. Verrebbe da dire nella tenda dove dorme la sua donna, la sua moglie. Ed ecco al versetto 22, Cam, attenzione, padre di Canaan, di nuovo, direte, ma gli interessa questo Canaan? Immagino che anche voi, se anche non siete esperti biblisti, avrete in mente che Canaan ha delle risonanze non estremamente positive nella memoria di Israele. È la terra in cui Israele è andato a insediarsi, dove c'erano popolazioni locali, ittiti, evei, periziti, gebusei, eccetera, eccetera, che praticavano culti politeistici e con cui Israele ha sempre dovuto un po' guerreggiare, fare qualche schermaglia, ma in realtà poi, sapete, i rapporti di vicinato sono anche di dare e avere, per cui c'era assunzione a volte di culti locali, contaminazioni di culti. Bene, che cosa fa Cam? Vide la nudità di suo padre e raccontò la cosa ai suoi due fratelli all'esterno, che stavano fuori dalla tenda. Allora Sem e Jafet presero il mantello, c'è questa bellissima scena, se lo misero tutti e due sulle spalle, e camminando a ritroso entrano nella tenda per non vedere il padre e, giunti accanto al padre, appoggiano il mantello sul padre per non vedere la nudità del padre. Avendo tenuto la faccia rivolta indietro, non videro la nudità del loro padre. Poi Noè si svegliò dall'ubriachezza, si svegliò dal vino e seppe quello che gli aveva fatto suo figlio, il minore, il piccolo. E allora disse, sia maledetto Canaan, attenzione, non Cam, Canaan, Canaan che è il figlio di Cam. Schiavo degli schiavi sarà per i suoi fratelli. E invece aggiunse, benedetto il Signore Dio di Sem, Canaan sia suo schiavo. E Dio dilati Jafet, dunque gli dia prosperità. Jafet già nella sua etimologia c'ha l'idea di allargamento, di abbondanza. Ed egli dimori nelle tende di Sem, Canaan sia suo schiavo. Insomma, sto Canaan sarà schiavo di tutti. Noè visse dopo il diluvio 350 anni. L'intera vita di Noè fu di 950 anni. E poi morì. Allora, riprendiamo un pochettino il nostro testo e cerchiamo di comprendere. Noè si ubriaca e si spoglia nella sua tenda. Cosa dobbiamo dire? Che l'ubriachezza fa ritrovare l'innocenza del bambino che senza vergogna appunto si denuda? C'è alla fiducia, tutto sommato va nella sua tenda, santo cielo, è nella sua camera, è nella sua privacy, diciamo così, quindi ha tutti i diritti di spogliarsi, no? Eppure allora c'è quel che non ci dovrebbe essere, un figlio che vede la nudità del padre. Un figlio che, dice il testo, vede la ervà,
nudità letteralmente del padre. Ervà è un termine che indica anche la nudità, ma poi anche la fragilità, il punto debole, indica anche la vulnerabilità. In certo modo vedere l'altro nella sua nudità è anche averne un potere, è anche esercitare già un dominio. E anche, in effetti, se uno si scopre visto nella nudità, tende a coprirsi, tende appunto a nascondersi, perché teme questo dominio, questo diventare possesso di attraverso lo sguardo. Non solo. Questo Cam, la cosa non sembra che lo turbi, anzi va fuori e lo racconta ai fratelli, quasi sembra invitarli a una complicità, forse a fare la stessa cosa. Invece i due mostrano quel rispetto per cui hanno rispetto del loro padre, della sua debolezza, della sua fragilità, della sua nudità, del suo anche essere in uno stato un po' penoso, ubriaco, non è il massimo, il padre ubriaco. E tuttavia vanno e con estrema delicatezza coprono la sua nudità e evitano di guardarlo, evitano quella presa di possesso che sarebbe anche solo il guardare. Quando parlavamo del pudore vedevamo come non si tratta solo di non mostrare, ma anche di scegliere di non vedere e non voler vedere. C'è una umanità che viene difesa e custodita e protetta anche dal non voler vedere. E poi certo, dietro, se volete, anche a livello di esperienze, dietro questo testo ci sono anche quei rapporti domestici che avvengono nello spazio domestico, in cui appunto il vedere, l'essere visti, la sessualità che dovrebbe essere protetta e distinta, i genitori, i figli, come dire, avvengono delle, come dire, intrusioni o, come si dice, delle intersecazioni che indubbiamente, senza essere degli espliciti incesti, tuttavia sono esperienze che possono segnare. In ogni caso, restiamo al nostro testo. Restiamo al nostro testo perché la reazione poi di Noè, quando si sveglia e si rende conto di quello che è successo, maledice il figlio di Cam. È interessante, Cam è il figlio che non ha rispettato il padre, Noè colpisce il figlio, colpisce la paternità di Cam. Tuo figlio sarà maledetto, lui sarà il servo di tutti, il servo dei servi. Cam viene punito, diciamo così, in quanto padre. A causa sua, suo figlio sarà privato della benedizione divina che lui stesso, Cam, aveva ricevuto insieme agli altri, insieme a Sem e a Jafet. Ma attenzione, questa è una lettura che già ci dice qualcosa, ma si può andare oltre. Cosa vuol dire scoprire o vedere la nudità del padre? Se voi ascoltate attentamente il testo, voi vedete che quando Noè si svegliò, seppe, conobbe quanto gli aveva fatto il figlio minore. Cosa vuole dire? Beh, quello che ha fatto, ci è detto, è vedere la nudità del padre. Però l'espressione vedere la nudità è utilizzata più volte nella Bibbia per indicare dei rapporti sessuali. Allora, Levitico 20 al versetto 17. Levitico 20 al versetto 17. Se uno ha scoperto la nudità della propria sorella, dovrà portare la pena della sua colpa. Se uno vede la nudità di lei, siamo sempre al capitolo 17, questo è un disonore. Tutti e due dovranno essere eliminati dal loro popolo. Vedere o scoprire la nudità
di qualcuno significa avere delle relazioni sessuali. Anche in Levitico 18, un capitolo tutto dedicato a precetti inerenti alla vita sessuale, dal versetto 6 in poi, nessuno si accosterà a una sua consanguinea per scoprire la sua nudità. Io sono il Signore. Non scoprirai la nudità della figlia di tuo figlio, della figlia di tuo... Insomma, e via dicendo, Non andiamo in tutte le relazioni familiari. Ma c'è una cosa interessante che forse può aprire uno squarcio sul nostro testo. C'è l'allusione a una relazione incestuosa? Per la Bibbia non sarebbe una cosa così rara. Se andate in Genesi 19, ai versetti 30 e 38, in Genesi 19, 30 e 38, c'è l'incesto delle due figlie di Lot, anche lì dopo un diluvio, certo un diluvio di fuoco, dopo il diluvio di fuoco che ha distrutto Sodoma, ecco che abbiamo l'incesto delle due figlie di Lot con il loro padre dopo che l'hanno fatto bere perché si ubriachi. Ma soprattutto, secondo me, ciò che è più interessante è questo che viene detto in Levitico e alla cui luce forse possiamo comprendere meglio il nostro episodio. In Levitico 18, ai versetti 7 e 8, si dice: non scoprirai la nudità di tuo padre, cioè, così può essere tradotto, la nudità di tua madre, non la scoprirai, non scoprirai la nudità della moglie di tuo padre, è la nudità di tuo padre. Forse questo allora ci fa comprendere meglio, forse c'è... Abbiate pazienza, l'argomento è un po' scabroso, ma insomma sono i testi che ci conducono lì. Forse Cam ha avuto una relazione incestuosa con la madre, dove il disonore portato al padre è che appunto si sia unito alla moglie del padre, dunque alla madre. Guardate che anche di questo abbiamo numerosi esempi nella scrittura, non è affatto... Una cosa nuova. Assalonne, figlio di Davide, quando ha scacciato il padre, quando ha fatto fuggire il padre Davide da Gerusalemme, che cosa fa? Andiamo a leggere in 2 Samuele, capitolo 16, 22. In 2 Samuele 16, 22, che cosa si dice? Fu tesa una tenda sulla terrazza per Assalonne. Assalonne entrò dalle concubine del padre alla vista di tutto Israele. È l'atto con cui si dice: io disonoro mio padre, prendo il suo posto. È una presa di potere. Prendo il posto del padre. Cam sta dicendo: io entrato nella stanza di mio padre, lui ubriaco, mi sono unito alla madre, che è la sua donna, io ho il potere. Io ho scalzato il padre, è lui a detenere il potere nella famiglia. E lì c'è la reazione invece dei fratelli che non si alleano a lui, anzi restaurano l'onore del padre sporcato dal figlio, se vogliamo, sporcato da Cam. Ed è per questo che è interessante che il nostro autore ci metta poi tanti dettagli nel dire questa scena di bel rispetto, come si dice, di pudore, dei due che entrano e coprono amorevolmente il loro padre. Allora, è chiaro che i testi resistono a delle interpretazioni univoche e chiare, lasciano baluginare delle esperienze, lasciano intravedere delle possibilità. In ogni caso, ancora e ancora una volta, il nostro autore ci sta dicendo in Cam è attivo il principio nefasto, mortifero, del non rispettare il limite, dell'andare oltre i limiti prefissati, e dunque questo significa creare morte, spandere maledizione.